Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle ciaspole TSL Highlander Instinct, ovvero la ciaspola top 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 di gamma di casa TSL. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo subito dal peso di queste TSL perché parliamo di un peso di 810 grammi a ciaspola, quindi 1 kg grammi insieme. Devo dire che, come peso, sono abbastanza leggere, considerate poi tutte le caratteristiche che adesso andiamo a vedere. Innanzitutto, partiamo dalla parte inferiore di queste ciaspole. Perché come sappiamo la serie Highlander è la serie col maggior grip di casa TSL, la serie che serve per andare sui percorsi più tecnici, più difficili, con i traversi più complicati. E infatti nella parte inferiore troviamo tutta una zigrinatura laterale fatta in acciaio, che vi assicuro che garantisce un ottimo grip laterale. Quando andiamo su dei traversi molto complicati, anche su dei traversi magari con neve abbastanza dura, la ciaspola si comporta egregiamente. Nella parte interna, poi della ciaspola troviamo anche delle sezioni plastiche messe nella parte eh, centrale che anche loro servono a darle stabilità, ma soprattutto darle anche un ottimo grip in discesa. Infatti, quando andremo in discesa puntando il piede a valle, questa parte tenderà a stabilizzare la ciaspola e evitare che scivoleremo a valle. Quindi, anche per quanto riguarda la discesa, molto molto bene. E poi troviamo nella parte centrale due artigli classici che in questo caso ci servono nel momento in cui davvero dovessimo trovare della neve particolarmente dura. Devo dire poi che, insieme anche a tutta la parte di ramponatura anteriore posta sotto la punta di dove va il nostro piede, è veramente un grip fenomenale. Poi, questa parte anteriore del rampone, vi assicuro che, se dovessimo trovare dei pendii veramente ripidi, fa tanto la differenza. Ma in generale, devo dire che il grip di questa ciaspola è veramente eccezionale. Se state cercando una ciaspola con il miglior grip, bambino grip probabilmente, di tutte le ciaspole che esistono sul mercato, lei è sicuramente la regina. Passando poi invece alla parte superiore, iniziamo dal telaio: il telaio è venduto in tre taglie, in base sia alla grandezza del vostro piede, sia in base anche al vostro peso. È un telaio bello grosso, la, garantisce un'ottima galleggiabilità. Vi assicuro che su neve estremamente fresca non si ha nessun tipo di problema e la, la ciaspola galleggia veramente molto molto bene. Troviamo poi nella parte anteriore una forma rocker estremamente accentuata. È veramente alta, ha un angolo d'attacco questa ciaspola veramente alto che ci garantisce di poter passare sia in neve veramente molto fresca ma anche di poter passare gli ostacoli più grossi. Quindi veramente una forma poi che le garantisce un'ottima camminabilità perché in generale la ciaspola è lunga ma stretta. Quindi quando andiamo a camminare non dobbiamo tenere i piedi particolarmente larghi, perché comunque non danno fastidio. Davvero, comunque devo dire che dal punto di vista sia di galleggiabilità che di camminabilità sono eccezionali. Arrivando poi a tutte le feature che troviamo sulla ciaspola, non è presente la classica farfalla per andare a bloccare la, la vasculazione della ciaspola, questo è classico di TSL, troviamo un alzatacco fatto estremamente bene, facilmente azionabile col bastoncino che va ad aiutarci tanto in salita, devo dire fatto veramente bene perché abbiamo poi una parte gommata messa proprio sull'alzatacco nel punto in cui sbatte sulla ciaspola e ne diminuisce anche il rumore quando camminiamo. In generale, poi tutta la parte di alloggio del piede è comunque fatta bene. Troviamo il classico alloggio del piede tipico di TSL, con la possibilità di regolarlo in base alla nostra lunghezza del piede, semplicemente con un meccanismo a farfalla eh, che si muove sulla sua piastra. Quindi veramente molto semplice. E arrivando invece alla caratteristica principale di queste Instinct, che, che dove si differenzia rispetto ad altre Highlander. È ovvero la chiusura fatta semplicemente con il boa praticamente noi abbiamo tutto il boa che corre attorno al nostro piede noi non dovremo fare altro che inserire il piede all'interno della lacciatura chiudere il boa e girarlo in questo modo poi saremo subito pronti a partire devo dire come chiusura ottima perché comunque il boa non si apre a nessun tipo di problema estremamente veloce sia da mettere che da togliere quindi veramente molto bene ma c'è un ma Ovvero nel momento in cui andiamo a fare dei traversi, magari, particolarmente eh, impegnativi, in cui il piede è veramente molto molto obliquo, ecco in quel caso forse questa chiusura Instinct non è la migliore. Il motivo è che non abbiamo una vera e propria talloniera che va a garantirci un'ottima stabilità anche sulla parte del tallone, si sente un po' il piede che tende a scivolare a valle. Devo dire che magari questo tipo di chiusura, ovvero l'instinct messa su questa ciaspola, la vedrei un pochino più consigliata magari per i modelli 6 bo oppure per i classici 305-325. Per questo tipo di ciaspola penso che la chiusura classica di TSL, come possono essere le sorelle adjust, sia decisamente meglio, visto anche che sono pensate appunto per andare a fare dei traversi molto complicati. A livello di materiale, poi abbiamo il classico telaio fatto in materiale plastico che comunque è durevole, riporta i classici segni di usura classico di una ciaspola. Eh, per quanto riguarda tutte le parti in acciaio, non ho avuto nessun problema. In generale, devo dire che comunque, come ciaspola, a livello di materiale, è una ciaspola che vi durerà sicuramente tanto nel tempo. Non sottovalutando poi il fatto, come sempre, TSL che tutta la ciascola si può sostituire nel caso in cui doveste andare a rompere una piccola parte, quindi anche dal punto di vista dei ricambi devo dire ottimo. Arrivando dunque in conclusione a parlare di queste Highlander Instinct, iniziando dal prezzo, le si trova online sui 250-260 euro. Ve le consiglio Ni, Ni nel senso che la serie Highlander è sicuramente fenomenale. Però, come dicevo, non vi consiglio magari questa chiusura Instinct. Piuttosto vi consiglio le sorelle Adjust che hanno la chiusura classica di TSL che abbiamo visto su tanti altri modelli, che è sicuramente più stabile. Costano anche un pochino meno perché quelle si trovano online a un 20-30 euro in meno. Quindi, devo dire personalmente che, se state cercando una ciaspola con cui fare dei traversi veramente molto complicati, andare magari ad alta quota, una ciaspola con un'ottima galleggiabilità. La serie Lander ve la consiglio fortemente, ma magari più la sorella Adjust e non tanto questa Instinct. È detto ciò, ragazzi. Una speranza se è stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.